Senti, dimmi qualche cosa delle tue abitudini. Per esempio, chi ti fa questi vestitini? Beh, dipende, per tailleur mi serve un boutique. Qua proprio Roma. Non c'è casse sbagliasse. Sì, perché? Non ti piace Roma? Ma da dove vieni, Delia? Da un paese? No, io da un paese no. La famiglia mia si era di Abruzzo. Io invece sono nata proprio a Roma. Solo che, io dico la verità, sono nata in un posto bruttissimo. È una confidenza che faccio a lei che tante volte non dovesse uscire sul giornale. Magari di qua si vede. Tante volte le amiche mie dicono: dammi un po' a vedere dove sono nata, se divertono. Io invece, non ci posso tornare in quel posto. È un quartiere così miserabile che è stato trascurato persino dalla bonifica di Roma. Non c'è sta ascensori, doppi servizi non se ne parla. Tanto per di fanno ancora tutto da bagnarola. E poi sai che non mi fa piacere di pensare che mamma mia era portiera. Insomma, mica per la cosa così che era portiera, ma perché lì i padroni di casa erano proprio scortesi. Una cosa terribile proprio. E poi sai, c'è stata una cosa che magari lei è interessata di sapere, no? Beh, il padrone di casa, che era un barone, proprio una persona a modo suo distintissima. Però era, insomma, è stato lui, e tutto sommato, che io posso dire, per me è stata la croce della vita mia. Che siccome che andavo su a fare le cose di casa, insomma una cosa quell'altra, cioè se mi intese, fatto sta che un bel giorno sto vecchio fece. Allora mica mi è rimasto, come che dicono, lo shock, mi è restato antipatico. Ora giù c'è sta una portiera, cioè, mi hanno detto che mi ha ridotto quel posto proprio come che se meritava, bacarozzi, gatti, cocci. Invece dove che sto io è un posto che insomma. Io guardi, quando che sto dormimento che mi sono detta mi devo da comprare una cassetta mia, ho detto guarda, faccio uno sforzo, qualsiasi cosa, ma voglio andare nel quartiere meglio di Roma. È un palazzo che è un sogno. Nel cortile c'è una fontana che pare l'ingegnere ha detto che è una libellula. Sa certi colori che non si sa come che gli sono venuti in mente, tanto che sono belli. Tutto intorno non c'è una cosa che è brutta. Il cancello mio è tutto un ferro battuto, lavoro preziosissimo, proprio con duragni che sembrano vivi. E poi c'è un portierato, signora mia. Vedesse il portiere mio, c'è una tastiera che tante volte gli dico, ma che sono al piano lei, mi fa tanto ridere. Eppure abitato bene, sa, ci sono certe ragazze che parlano principessine, che sono studentesse, che so. È un ambiente elegante che quando che uno esce fa piacere all'occhio di vedere. Sai che sta in un ambiente così, si piglia un pochino l'abitudine dei ricchi. Un'amica mia che sta lì, per dirne una, non può uscire di casa senza che c'è la radio. C'è un transistor che ha fatto comprare un'altra amica mia e che è proprio giapponese, me lo so fatto pure io. Quest'estate quando andava al mare, sa, lei ce l'ha mai a Ostia. No, perché mica si deve andare in quelle capanne, quelle catapecchie, dove che ci vanno quelli che si fanno i fatti loro. Io vado proprio al centro, dove che ci sono certi stabilimenti tutti decementiti, una cosa favolosa. A parte che sono bellissimi, poi non c'è in contatto con la sabbia, con le cose sporche. E allora lì pare brutto entrare senza radio, capito? Se passate miserabili. Sai che mi ha preso un altro vizio? Quando che sono libera, che c'è un amico fidato, una cosa così, se ne andiamo a mangiare all'Eur. E poi certi palazzi, come che fossero, che io posso dire, rudero però tirato al fine. Insomma, non è moderno, vero lì, lì è antico. Però è quell'antico moderno che è la bellezza di Roma. Insomma, a me Roma mi piace proprio tanto. Sono i romani che io non me ci trovo. Tante volte penso che non so adatta per i romani. Boh.